La prima si intitola Le ossessioni, quindi un ritmo un po' ossessivo, e la seconda si intitola La barista di Lei Mi, che mi è parso il posto giusto dove leggerla. Ok, Carlo Molinaro. Le ossessioni. Meglio essere consumato dalle mie ossessioni che dalle vostre, disse il pazzo nel corridoio. Polvere diventerò, diventerete, diventeremo, che sia ciascuno a modo proprio, almeno. E pur non sapendo, aggiunse entrando nella sua camera, chi sono, mi mostro come sono. Mi innamoro di chi mi innamoro, mi si voglia o no, e credo ciò che credo, ragionevole o assurdo è lo stesso, e vedo ciò che vedo, che esista o no è uguale, e a voi mi mostro come sono. Poi chiuse la porta per avere silenzio, per riposarsi un poco. Sembra primavera, esclama la barista di Lei Mi, all'improvviso, ma proprio all'improvviso, che non ci eravamo neanche salutati, o forse sì, ma in quel modo veloce che poi io fin da subito non ricordo se è successo davvero, come aver chiuso il gas quando esco di casa. Nel bar ci siamo solo lei e io, non ci siamo mai visti in vita nostra, almeno credo, e a parte un discorso sulla neve che ha ripulito l'aria, che adesso l'aria è dolce, in collina ne è venuta di neve, e dalle parti di Cuneo, ancora di più, gliel'ho detto una sua amica, e ha portato sua madre dal dentista, e guidare in salita è difficile, anche con le gomme da neve. Ma adesso è bello, così di colpo è primavera, da stamattina è primavera. Bevo il caffè, sorrido, esco fuori, vado a prendere il bus. Sul bus mi rendo conto che di già, se incrociassi la barista, non sarei sicuro del riconoscimento. Già il suo viso mi si è confuso con altri, di altri tempi, di altri luoghi. E in verità fa piuttosto freddo verso sera, c'è gelo. Sto appena bene con due maglioni pesanti e il giaccone. Ma sembra primavera. Sono sicuro che è proprio così, me l'ha detto la barista di Lei Mi.